Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Nell'info box potete anche trovare il Google Docs. Vi chiedo cortesemente di scrivermi i casi che volete che io tratti su Google Docs, in questo modo sta lì e io non mi perdo nulla. Grazie mille in anticipo se lo farete. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi la storia di Michela Noli, una ragazza fiorentina molto dolce, affettuosa ed energica. Michela nasce a Fiesole, vicino a Firenze, nel 1985. Suo papà, che di nome fa Massimo Noli, fa il dirigente scolastico, mentre sua madre, Paola Alberti, lavora in uno studio dentistico. Michela è una bambina fortemente desiderata, non è stato facile per Paola rimanere incinta. È figlia unica e tutte le attenzioni sono per lei. Fin da bambina Michela ha un carattere forte, è decisa in tutto ciò che fa e sa quello che vuole. Crescendo tra Michela e Paola si instaura un rapporto molto forte, in parte anche di amicizia. La ragazza, quando ha un problema un po' più serio, preferisce confidarsi con la sua mamma più che con le sue amiche. Michela ha un ottimo rapporto anche con il padre, pieno d'affetto e di sostegno. Quindi Michela cresce in una famiglia positiva, è attorniata da delle figure di riferimento solide e sempre presenti. La ragazza nutre anche un forte amore per gli animali. Cani e gatti sono sempre stati una presenza importante nella vita di Michela. Da piccola desiderava prendersi cura degli animali e diceva di voler fare la biologa marina per prendersi cura dei delfini. La ragazza, dopo essersi laureata, trova lavoro all'aeroporto di Firenze di Peretola come hostess di terra. Un'altra grande passione per Michela è la palestra, dove va ad allenarsi spesso, e tra l'altro sua mamma ogni tanto l'accompagna. Nel 2009 Michela, mentre è fuori con degli amici, incontra in un locale a Firenze un ragazzo di nome Mattia. Quest'ultimo sta chiacchierando con un suo amico, ma appena Michela mette piede nel locale non le stacca mai gli occhi di dosso. Così Michela fa il primo passo, si alza e va da Mattia per presentarsi e fare quattro chiacchiere. Mattia è in brodo di giuggiole, non riesce a credere che sia stata lei a farsi avanti. Michela si siede sul divanetto di fianco al ragazzo e gli dice: «Sai, non ti vedo spesso da queste parti». Mattia ribatte timido: «Eh no, io abito un po' distante e poi non amo particolarmente uscire e andare per locali». Michela a questo punto lo guarda e gli chiede cosa ami fare nel tempo libero. Il ragazzo così le parla della sua passione per le moto e per gli animali. A casa sua ha dei gatti, due cani e un furetto. Michela ama follemente gli animali e per questo motivo si sente immediatamente in sintonia con Mattia. Infatti la ragazza si apre e dice al ragazzo che ama viaggiare e che vorrebbe tanto andare in Australia. Quando Michela conosce Mattia, da poco chiuso una storia con il suo ex fidanzato, quindi non vuole impegnarsi, insomma non è interessata ad una nuova relazione. Mattia però la corteggia in modo serrato, tanto che Michela confida ad un'amica che quelle attenzioni e quelle premure la fanno sentire protetta. Sono il senso di protezione, la dolcezza della cura, l'essere presente in modo discreto, le caratteristiche di Mattia che colpiscono positivamente Michela. Inizia così la storia d'amore tra i due ragazzi. Michela presenta ben presto Mattia alla sua famiglia, è un ragazzo gentile, ben educato e inoltre le dedica davvero molte attenzioni. A unire Mattia e Michela, come già vi ho detto, è anche la passione per gli animali. Quando la ragazza scopre che anche Mattia ama gli animali e che ne ha molti nel giardino di casa sua, crede di aver conosciuto una persona dolce e amorevole. Ma chi è esattamente Mattia? Beh, l'immagine che dà di sé è sicuramente quella di un bravo ragazzo. Lavora nella casa editrice di sua mamma e fa il tipografo, mentre suo padre fa l'architetto e il professore universitario. Il ragazzo nel tempo libero si dedica alla sua amata moto. È una persona timida e molto introversa. Mattia è un ragazzo che ha sempre bisogno dell'appoggio di qualcuno. Sicuramente quell'appoggio l'ha ampiamente ricevuto dalla sua famiglia. Poi il ragazzo ha trovato un ulteriore appoggio sui suoi amici e su Michela. Dopo 3 anni dall'inizio della loro relazione, Mattia e Michela decidono di andare a convivere. Così nel 2012 Michela si trasferisce a casa di Mattia, in una villetta in campagna sopra le colline di Careggi. Il 7 giugno del 2014, dopo 5 anni di relazione di cui 2 di convivenza, Michela e Mattia decidono di sposarsi, così ecco che iniziano i classici preparativi per le nozze. L'acquisto degli abiti, la scelta del ristorante, le bomboniere. Ma pochi mesi prima delle nozze Michela dice ai suoi genitori che il matrimonio è rimandato, quindi viene fissata un'altra data. E man mano che l'evento si avvicina, Michela confida a un'amica che non è chissà quanto entusiasta. Anzi, si sposa più che altro per senso del dovere.
I genitori di Mattia ci tengono così tanto, ormai la data è fissata. Così Mattia e Michela si sposano. Il punto è che Mattia e Michela, a livello caratteriale, sono opposti. Michela non sta mai ferma, è una ragazza energica, vuole fare un sacco di cose. È intraprendente, piena di passioni, vivace. Mentre Mattia è un ragazzo pacato che ama stare a casa, tranquillo sul divano. È una persona più ferma, più abitudinaria. I primi segnali di crisi tra Mattia e Michela arrivano 6 mesi dopo il matrimonio. Mattia trascorre le giornate chiuso in casa a giocare alla PlayStation. Non aiuta Michela, smette anche di andare a lavoro, ma soprattutto parla poco. Non dice a Michela che problemi abbia. Tra loro non c'è comunicazione. Infatti nella maggior parte delle giornate, quando Michela torna a casa da lavoro, trova Mattia sul divano a giocare alla PlayStation, a stento le parla e in casa c'è sempre un gran casino. Michela non capisce cosa stia succedendo al marito, che diventa sempre più apatico e passivo. Non sapendo con chi parlarne seriamente, Michela si rivolge a sua madre e le dice che, insomma, Mattia è strano. Usa esattamente queste parole. Ma è davvero strano. È sempre davanti alla televisione a giocare. Poi ha anche comprato un'altra moto, ma non la usa, non esce di casa. Chiaramente neanche la madre di Michela riesce a capire quale sia il problema di Mattia. Nessuno riesce a capire quanto quel ragazzo abbia bisogno di aiuto. Soffre infatti di stati depressivi da anni, ma nessuno si è mai preoccupato di dirlo a Michela, che quindi non riesce assolutamente a capire davvero cosa stia succedendo a Mattia. E infatti Mattia in questo periodo che cosa fa? Si rivolge di nascosto ad un neurologo che gli riscontra uno stato di irritabilità e un disturbo dell'umore. Gli prescrive quindi anche degli antidepressivi. Il ragazzo quindi inizia anche ad assumere dei farmaci per uscire da questa situazione, ma di nuovo non dice nulla a Michela. Il neurologo, oltre alla terapia farmacologica, gli consiglia anche di rivolgersi a uno psicoterapeuta, cosa che Mattia non fa mai. La verità è che questo ragazzo inizia ad avere dei comportamenti mai avuti prima e Michela non riesce a capire quale sia il motivo per cui il marito ha queste reazioni e questi comportamenti così tanto particolari. Mattia ha già avuto dei problemi durante l'adolescenza e per un lungo periodo si era anche curato. Dalle carte emerge che il ragazzo ha sofferto di bipolarismo. Che io sappia, questo è quello che so, se per caso mi sto sbagliando correggetemi, il bipolarismo non si cura, bensì si guarisce il singolo episodio acuto, ma la malattia ha la tendenza a ripresentarsi. Mentre Mattia non dice nulla alla moglie dei suoi problemi, Michela valuta l'ipotesi di separarsi. Fra Michela e Mattia scende un velo di grande freddezza e piano piano i due si allontanano. Mattia lascia spesso Michela da sola, non l'accompagna neanche più quando va a cena dai suoi genitori. A questo punto non c'è più una quotidianità o una routine della coppia. Michela è amareggiata, il fatto che Mattia non la voglia più accompagnare dai genitori la rende molto triste. Ma con i suoi genitori finge che vada tutto bene. Sempre più infelice per la crisi del rapporto con Mattia, Michela si rifugia in palestra. Quando si allena riesce a non pensare alla sua situazione, che la appesantisce ogni giorno di più. Con l'andare del tempo Mattia è sempre più passivo e l'unica cosa che riesce a dire Michela razionalmente è cambiato così tanto che non lo riconosco più. Secondo me non sta bene, ma non mi parla, non mi dice niente. Un giorno Michela è con una sua amica di nome Jennifer, stanno bevendo il tè e stanno mangiando dei biscotti. Ed è chiaro che Michela sia preoccupata. Jennifer se ne accorge, quindi le chiede se va tutto bene. E finalmente Michela si apre e racconta a qualcuno quello che sta passando. Infatti la ragazza dice: io sono molto preoccupata perché Mattia non sta bene, peggiora ogni giorno. Sta tutto il giorno in casa, non vuole uscire, non lavora più e sta al buio, da solo, in una stanza. E comunque ho visto anche che prende molti farmaci, ma non me ne parla, non mi dice nulla. Se io avessi saputo che lui stava così, io non lo so se l'avrei sposato. Per me questa storia è finita, basta, non può andare avanti così. Mattia non è la persona che credevo di aver sposato. Michela si sente sempre più sola nel suo matrimonio, non riesce a vedere una via d'uscita. È gennaio del 2016 quando Michela capisce che non ce la fa più a stare con Mattia, quindi torna a casa dai suoi genitori. Questi ultimi però la convincono a riparlare con il marito e Michela in effetti vorrebbe dare una seconda possibilità a Mattia. Da una parte, il comportamento di quest'uomo è diventato per Michela inaccettabile, tanto da desiderare di lasciarlo. Ma dall'altra parte prova di certo un sentimento di senso di colpa e di pena nei confronti del dolore che Mattia manifesta per il loro allontanamento. Michela a questo punto si ritrova sulle spalle anche il peso della casa,
perché anche da quel punto di vista Mattia diventa passivo e non se ne prende più cura. In questo periodo in aeroporto Michela conosce un altro ragazzo, che chiameremo Marco, perché il suo nome io non l'ho trovato. E tra i due ragazzi nasce un certo feeling. La situazione psicologica di Mattia è sempre più drammatica, il ragazzo non interagisce più neanche con Michela, non le rivolge proprio parola. Sfinita da questa situazione, Michela cerca di stare sempre di più fuori casa. Dopo il lavoro va sempre in palestra con sua madre. Dopo qualche giorno Michela parla anche con Mattia, gli dice che con lui non riesce più a comunicare, non vuole farsi aiutare in nessun modo, continua a prendere farmaci e rifiuta la psicoterapia. Di conseguenza sta pensando di chiedere il divorzio. Durante quella sera Michela arriva un messaggio da Marco. Normalmente Mattia non l'avrebbe mai notato, ma con il discorso che gli ha fatto poco prima Michela, inizia a dubitare che abbia un altro uomo. Michela resiste ancora pochi giorni. Non riesce più a stare a contatto con un uomo che a stento la guarda, che non le parla, che non le dice quali siano i suoi problemi, le sue ansie. Così a marzo del 2016 decide di tornare a casa dai suoi genitori definitivamente. Michela a questo punto vive la gioia di un nuovo inizio. Il suo rapporto con Marco si sta concretizzando sempre di più, i due sono sempre più uniti e Michela è più felice che mai. Intanto, come molti altri uomini violenti e possessivi, Mattia decide che Michela sarà e resterà per sempre sua e, con questo pensiero in testa, prova a riconquistarla. Un giorno raccoglie in un album tutte le loro fotografie e lo prepara per Michela. In quel pacchetto c'è tutta la loro storia d'amore. Mattia si presenta sotto casa di Michela con dei fiori, con quell'album pieno di fotografie. Chiede a Michela di riprovarci, ma la ragazza gli continua a ripetere che è tutto inutile perché non lo ama più. Questa è un'amara verità. E quando qualcuno ci dice una frase del genere, non ci resta che fare una scelta, lasciare andare quella persona per la sua strada. Dopo la separazione da Michela, Mattia una sera la chiama e le chiede di passare a casa sua per dar da mangiare ai gatti, perché lui proprio non può occuparsene. Michela quella sera è fuori con Marco e siccome è mezzanotte, per sicurezza, il ragazzo si offre di accompagnare Michela, in quanto la villa di Mattia si trova in un posto alquanto isolato. Mentre Michela è lì a dar da mangiare ai gatti, Mattia appare come se nulla fosse. Saluta Michela, si presenta a Marco e poi inizia a dar da mangiare ai gatti insieme a Michela. Una domanda mi sorge spontanea. Lui non era quello che non poteva occuparsene? Da questo momento in poi Mattia tira fuori spesso la storia degli animali. Spesso chiede a Michela di andargli a dare da mangiare. E per Michela non ci sono problemi, però Mattia glielo chiede a degli orari assurdi. Perché deve andare a dar da mangiare agli animali a mezzanotte? Non ha senso tutto ciò. Questi sono ovviamente tutti stratagemmi che utilizza Mattia per tentare di riportare Michela a lui. L'amore per gli animali, in effetti, è ciò che li ha legati di più all'inizio della loro storia. Michela, però, non cede mai di un millimetro. Ha preso la sua decisione. È aprile del 2016 e Mattia manda numerosi messaggi a Michela, chiedendole ovviamente di tornare insieme. Lo fa praticamente tutti i giorni, ma anche in questo caso Michela non cede di un millimetro e ogni santo giorno spiega a Mattia che non l'ha lasciato perché è brutto e cattivo, ma perché non è più innamorata di lui, quindi non ha senso continuare una storia così. Poco dopo, inaspettatamente, Mattia inizia a scrivere su Facebook al nuovo ragazzo di Michela, ossia Marco. Gli manda fiumi di messaggi in cui sembra cercare la sua complicità. Marco invece lo invita in continuazione a ragionare. Mattia quindi scrive a Marco: ciao, sono Mattia, il marito di Michela. Mi spiace tu ti sia trovato in mezzo a questa situazione. Non te ne faccio una colpa per quello che è nato tra te e Michela. Purtroppo la cosa è andata così. Purtroppo le cose lei le ha affrontate nel modo sbagliato, si è chiusa e invece di parlare con me, ne parlava con te e i colleghi di lavoro. Marco risponde: spero che tu trovi col tempo la persona giusta che possa starti accanto e renderti felice. Mi dispiace veramente tanto che tra te e Michela sia andata in questo modo. Mattia ribatte: non voglio buttare benzina sul fuoco, ha avuto un comportamento a dir poco immaturo, può scappare quanto vuole, ora starà ai miei tempi decidere come e quando. Marco risponde: cercate di risolvere nella maniera meno dolorosa per tutti e due e, come ripeto, non c'era ancora di nessun tipo tra noi. Mattia scrive: non capisce, ma capirà, vedrai. Marco risponde: secondo me, per il bene di tutti e due, chiudete la questione il prima possibile per potervi ricreare una vita. Mattia ribatte: la vivo come una sconfitta ed io non sono mai uscito sconfitto senza combattere. Marco a questo punto scrive: ci sono problemi ben più gravi che la fine di una relazione o di un matrimonio.
Fidati e spero che con il tempo lo capirai. Mattia ribatte. Spiegaglielo. Di certo non ci si sposa da soli. Si torna lì. Sempre. Ora, sono io o questa conversazione è a dir poco surreale? Marco scrive una cosa, ma Mattia sembra preso da un flusso di pensieri. Quindi pare che stia scrivendo uno sfogo più che rispondere a Marco. Da questa chat si evince un po' di rassegnazione. Chiaramente Mattia accusa Michela di aver mollato troppo in fretta, di essersi stancata di loro e di aver abbandonato il loro progetto di vita e i loro animali. In questi casi credo sia necessario accorgersi, rendersi conto che l'amore è libertà e ricordarsi che una persona che ti ama è una persona che vuole la tua felicità. Nel momento in cui in una relazione viene chiesta la libertà e viene offerto un controllo, non è mai amore. Sempre più ossessionato da Michela, Mattia le sottrae una copia delle sue chiavi della macchina e di nascosto inserisce nell'auto di Michela un GPS tolto dal collare del suo cane, collegato direttamente al suo cellulare. In questo modo Mattia riesce a seguire tutti gli spostamenti di Michela. La mattina del 15 maggio 2016, proprio grazie al GPS, Mattia si accorge che Michela sta andando a casa di Marco. Il ragazzo non si dà per vinto, non accetta l'allontanamento e questo lo ammettono anche gli amici che avevano trascorso con lui qualche mese prima una settimana bianca in montagna, ma soprattutto avevano fatto tutti insieme una grigliata il giorno prima. All'interno della mente di Mattia inizia il tamburo dell'intrusione, del controllo e dell'ossessione. Controllare una persona e toglierle una libertà di scelta e di movimento è un'azione di violenza e di coercizione ed è illegittima, per questo è importante riuscire a definire le situazioni per quelle che sono. Il 15 maggio del 2016 Mattia spia tutti i movimenti di Michela. Ormai ha capito che non può più riconquistarla, ma nonostante ciò non si rassegna, lui non vuole perdere. E ovviamente quello che lo sconvolge di più è che ora accanto a Michela ci sia un altro uomo. Mattia a questo punto va ad aspettare Michela sotto casa di Marco. Quella mattina Mattia entra nel giardino della casa del nuovo compagno di Michela, ossia Marco, e dopo aver cercato di spiare in casa senza successo, invia dei messaggi al cellulare della mamma di Michela. Michela però ha già parlato con sua madre in precedenza, chiedendole di non rispondere più a Mattia. La madre di Michela, dunque Paola, dà retta a sua figlia e non risponde più a Mattia. A questo punto Mattia suona il citofono, si fa aprire e Michela scende accompagnata da Marco. Le parole che Mattia pronuncia quella mattina sono molto pesanti, ma anche la ragazza risponde con decisione. Mattia le dice: allora Michela, tu con me sei stata poco chiara, sei stata un'immatura, capisci? Sei stata un'immatura, una bambina, ma cosa credi che sia? Un pacco? Sono un pacco da dover spostare dove vuoi tu? Michela ribatte, non è vero? Io sono stata chiarissima con te e ho preso la mia decisione, lo sai, e mi sono sempre presa le mie responsabilità, sono venuta a dar da mangiare agli animali anche di notte, tu me l'hai chiesto ed io sono venuta. Te lo ripeto, non è vero, tu vuoi avere ragione, ma non hai ragione. Marco si avvicina e dice, tranquillo, Mattia, tu lo sai, ne abbiamo già parlato su Facebook. Io ti capisco benissimo, ci sono passato anch'io, quindi ti capisco, però tu devi anche ammettere che comunque la storia è finita. Mattia a questo punto dà tre pacche sulla spalla a Marco, dicendogli, buona fortuna. Michela lo guarda e ribatte, ma non è imbarazzante per te? Sei qui, di fronte a noi, perché? Ma non ti vergogni neanche un po'? Perché non torni a casa e ti fai una vita? Te l'ha consigliato anche Marco. Fallo, no? Almeno provaci. Mattia si allontana, poi si gira di nuovo e dice buona fortuna, per poi andarsene. Le forme di controllo, di ossessione e di coercizione sono una violenza, perché l'aggressione fisica è strumentale, ma il dato di fatto è l'aspetto del controllo. Nella lunga giornata del 15 maggio 2016, Mattia si organizza per commettere un omicidio. Vuole far fuori Michela, sceglie dal suo set di coltelli che tiene in cucina quello più adatto. Poi, prima di uscire di casa, scrive una lettera in cui racconta tutto ciò che sta per fare, chiede scusa ai genitori e agli amici e spiega che è consapevole dell'impossibilità di tornare con Michela. Nonostante questo, lui, senza Michela, non riesce a vivere. Di nuovo, quello che in realtà Mattia non accetta è la nuova relazione che ha Michela. Il pensiero che sua moglie possa aver iniziato un'altra storia con un altro uomo lo tormenta. È proprio il senso del possesso che spinge Mattia a colpire Michela, o mia o di nessun altro. Questo è ciò che pensa. L'amore però non c'entra nulla, perché chi ama veramente, anche nel dolore della separazione, sa lasciare libera l'altra persona. Quel giorno Mattia, dopo aver scritto quel biglietto e dopo aver afferrato il coltello, invia una serie di messaggi inquietanti ad un suo amico di nome Giovanni. Mattia scrive: Gio, dove va coltellata una persona per ammazzarla sul colpo?
Ieri sera ero col coltello da cucina sotto casa sua. Io non ne posso più, Joe. Deve morire. E io anche. Non ho più motivo per vivere. Penso solo alla morte. Giovanni purtroppo non prende sul serio Mattia. Pensa che non farebbe mai una cosa del genere, quindi non avvisa nessuno. Non allerta nessuno. Quella sera Mattia aggancia Michela con una scusa. Le dice con un messaggio che passerà a casa dei suoi genitori per lasciarle una valigia con alcune cose che ha lasciato nella villetta. La mamma di Michela la invita ad essere prudente. Inizialmente le dice: vengo anche io, dai, così ti aiuto. Michela però ribatte: ma no mamma, tranquilla, scendo poi torno su subito, guarda, lascio tutto qui, chiavi e cellulare, non prendo niente, vado giù un attimo e poi torno su. Michela aspetta Mattia nel cortile di casa dei suoi genitori, scende in tuta senza prendere né chiavi né cellulare perché sa che deve prendere solo una valigia. Appena Mattia arriva, la invita a salire in macchina e Michela ci va, sale in quella maledetta macchina. Nessuno sa cosa abbia detto Mattia per convincere Michela a salire in macchina. Forse le ha proposto di parlare della separazione. Fatto sta che, una volta salita in macchina, Michela chiede a Mattia: beh, e la valigia dove sta? Nel bagagliaio? È a questo punto che Mattia mette in moto la macchina e parte. Mattia porta Michela in una zona isolata, in un campo che viene chiamato campo delle coppiette. Ferma la macchina, a questo punto inizia a ripetere: io non sto male, io non sto male, io non sto male, hai capito Michela? Io non sto male, sto benissimo. Poi estrae il coltello e colpisce Michela per 47 volte. Dopo aver ucciso Michela, Mattia manda un messaggio all'amico, a Giovanni, dicendogli: l'ho ammazzata, addio. Infine si suicida tagliandosi la gola. La mamma di Michela nel frattempo è preoccupatissima, si chiede perché sua figlia sia salita in macchina quando non doveva assolutamente salirci. Doveva solo recuperare una valigia. A questo punto la donna inizia ad angosciarsi, quindi quel marito inizia a chiamare Mattia, che però non risponde. Poi provano a contattare Michela, ma si ricordano che ha lasciato il cellulare a casa. A questo punto i genitori di Michela si mettono in macchina col fine di cercare loro figlia. Vanno in giro, in realtà però non sanno esattamente dove andare, dove cercare. Quindi, dopo un po' di tempo, rassegnati, fanno ritorno a casa. Dopo aver ricevuto il messaggio di Mattia, il suo amico Giovanni finalmente avvisa le forze dell'ordine. Gli agenti con il capo della squadra mobile si recano a casa di Mattia e iniziano una perquisizione. Dopo aver trovato alcuni oggetti di Michela in casa, la polizia trova un biglietto d'addio scritto da Mattia. A questo punto, tramite il cellulare dell'amico di Mattia, ossia Giovanni, le forze dell'ordine cercano di localizzare la coppia immediatamente. Quando la polizia e l'ambulanza arrivano sulla scena del crimine, ormai tutto si è consumato. E il quadro che si presenta ai loro occhi è davvero drammatico. Gli inquirenti notano che i vetri della macchina sono appannati, quindi provano a bussare, ma non ottengono risposta. Al che decidono di infrangere i vetri del veicolo e trovano i corpi senza vita di Mattia e di Michela. Quest'ultima indossa ancora la cintura di sicurezza. Michela presenta tantissime ferite da taglio, nonché ferite cosiddette da difesa, perché è presumibilmente inferte dall'autore mentre la vittima si stava difendendo. Passano le ore, la notte avanza, i genitori di Michela sono in preda all'angoscia. Provano continuamente a chiamare Mattia senza ricevere risposta. Poi, davanti casa, si presenta la polizia che gli dà la terribile notizia. Dopo la morte di Michela, in città le viene dedicato un giardino. In quell'occasione Paola, la mamma di Michela, chiede rispetto per tutte le donne. Al microfono dice: questo sia da monito per i giovani, per i ragazzi che stanno crescendo, perché devono capire che il rapporto uomo-donna non è una sfida, non è una competizione, ma è un qualcosa di uguaglianza e deve essere anche un rapporto di rispetto reciproco. Insieme al centro antiviolenza Artemisia, la direzione dell'aeroporto dove lavorava Michela decide di avviare un importante progetto di prevenzione sulla violenza sulle donne. È molto importante l'educazione alla parità, alla reciprocità tra i generi, ma temo che dobbiamo ancora fare tanta strada. Detto questo ragazzi, io ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere se conoscevate questo caso con un commento qui sotto, fatemi sapere tutto quello che volete. Detto questo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi, ciao ragazze.